Prego. Mi perdoni, Don Corrasco, se non ho telefonato prima di venire, ma lei si rende conto? S'accomodasse. Grazie. Mi hanno telefonato da Roma e anche a Palermo sono molto preoccupati. Troppo rumore. E per delle cose inutili. Ripicchi, ripicciotti. Lei deve fare in modo che la guerra finisca. Da Roma dicono che non importa chi ha cominciato, che chi deve dare l'ultimo colpo se lo tenga. Ma la guerra deve finire. È troppo stupida. C'è altro, avvocato? Io riferisco soltanto, Don Corrasco. Sua eccellenza mi ha pregato di farle il suggerimento. E non ha nient'altro da dirmi? Insistere soltanto, Don Corrasco. Tutti le devono molto, i deputati di Palermo e gli onorevoli di Roma, ma non potranno sostenerla se succedono sparatori e morti. Lei lo sa bene che la guerra non giova a nessuno. Arrivi alle conclusioni, avvocato. Faccia la pace con Cocchi. Sì, certo, lei può batterlo, ma ci vuole tempo e cadaveri per le strade. Così Roma e Palermo hanno deciso di far entrare Cocchi nella mia famiglia. Le piaccia o no, è questo che vogliono. E poi con noi è meglio che contro di noi, no? È un ordine? No, assolutamente no, Don Corrasco. Tutti hanno per lei del rispetto, moltissimo rispetto. Non è un ordine, e nemmeno un consiglio. È solo, come posso dire, una manovra tattica. Io sono autorizzato a dirle che se può colpire Cocchi in fretta, se ha modo di farlo, lo faccia. Questo la deve convincere che nessuno le dà degli ordini e le nasconde dietro consigli. Come le ho detto, solo una manovra tattica. Se è in grado di farlo scomparire, dico scomparire, benissimo, se no faccia la pace. Chiedo una settimana di tempo. Non potrebbe farcela in meno? Cocchi è un pazzo, ha visto che cosa ha fatto a Villa Daniello. E se assaltasse casa sua, dove finirebbe il suo prestigio? Chi si direbbe che se va a sfottere Don Corrasco fino in casa? Una settimana, dissi. Forse anche meno. In ogni caso, se le cose non andassero come presumo, faccio la pace con il calabrese. Avete la mia parola. Ora siete voi il nuovo boss. La guerra è finita. Ma dovete raccogliere la vera eredità di Don Corrasco. E voi sapete qual è questa eredità? Don Corrasco controllava i voti di 7 comuni. Vuol dire che ci forniva ben 5 deputati. Morto lui, non possiamo più contare su questi serbatoi di voti. Tocca a voi tornare nei paesi e ristabilire l'ordine. Eravate il fedelissimo di Don Corrasco. Siete il superstite. Le sezioni vi aiuteranno. E anche noi vi aiuteremo. E Lanzetta? Sta in una casetta di legno. È lì in attesa che le acque si calmino. Ci porto da mangiare ogni giorno, sempre alla stessa ora. Quale casetta? La numero 3. È già menata. Fatela saltare. Quando volete? Oggi stesso, Pignataro. Oggi stesso. O stella, o fedele stella. Quando ti deciderai a darmi un appuntamento meno effimero, lontano da tutto, nella tua regione di perenne certezza?